Il nuovo Parlamento sarà composto per un terzo da donne, un record nella storia politica dell'Italia. Un terzo sono anche le donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate nel bel paese, una percentuale poco più alta in Friuli Venezia Giulia. Numeri ancora troppo bassi, ma che segnano comunque passi in avanti. Di donne, lavoro e imprenditoria si è parlato alla MIB, la Trieste School of Management, presenti anche quattro esempi positivi di donne imprenditrici in regione. Essere imprenditrice è oggi più facile rispetto al passato, ma restano diversi ostacoli, come spiega Sandra Mori, manager e presidente dell'associazione Valore D. L'ingresso nel mondo del lavoro è ancora parecchio difficile per le donne, e soprattutto ai livelli, diciamo, di educazione più bassi. Quando si parla di giovani laureate, l'ingresso nel mondo del lavoro è più semplice. I problemi poi si manifestano successivamente. Vediamo infatti che già nei primi 5 anni c'è una differenza, le carriere delle donne e degli uomini si differenziano, tanto al punto che poi le ragazze cominciano a guadagnare meno dei loro colleghi maschi, e questo è dovuto sostanzialmente a percorsi di carriera che per le donne vanno sempre di più verso percorsi di carriera di staff nelle risorse umane, a lavorare nel legale, a lavorare in parte nella parte finanziaria, e quindi percorsi di carriera che sono considerati, diciamo, secondari rispetto a quelli più importanti, che sono più legati alla produzione o a quello che le imprese fanno più direttamente.